Ancora una settimana di caldo insopportabile. Una nuova ondata di aria bollente africana sta per abbattersi sull'Italia e le previsioni dicono che sarà ancora più intensa di quella appena passata. Il caldo sarà sempre più intenso già da domani, con picchi di 33-34 gradi. Il massimo si raggiungerà venerdì e nel prossimo weekend, quando l'ondata di calore raggiungerà punte prossime ai 37-38 gradi. Brutte notizie anche per le ore notturne, l'afa salirà alle stelle sul Piacentino e nelle ore serali le temperature potranno essere superiori ai 25 gradi con umidità in aumento. Per avere aria più fresca bisognerà aspettare fino al 20 luglio, quando una perturbazione atlantica potrebbe arrivare sul nord Italia innescando rovesci e temporali. Oltre alle temperature si sono innalzate anche le concentrazioni di ozono. Come sempre valgono le raccomandazioni per le fasce più deboli: bere molta acqua, non uscire nelle ore più calde, mangiare frutta e verdura, non svolgere attività fisiche affaticanti. Le temperature massime registrate nel mese di luglio, superiori di 4 gradi rispetto alle medie stagionali, assieme alla mancanza di precipitazioni, se da un lato hanno favorito la raccolta di aglio e frumento, dall'altro stanno compromettendo i raccolti di pomodoro e mais, con un sensibile aumento dei costi di produzione dovuti all'irrigazione per entrambe le colture. È l'allarme lanciato da Coldiretti.